Sindaco Enzo Ferrandino, il bilancio del comune di Ischia in una situazione complessa, anche da spiegare a chi ci segue. Spieghiamo bene la questione che si sta ponendo in questi giorni e che è sotto l'attenzione dell'amministrazione. Allora, noi siamo prossimi ad approvare il rendiconto della gestione dell'anno 2019. Per tranquillizzare la cittadinanza, diciamo che il bilancio 2019 chiude con un avanzo di amministrazione che supera i 2 milioni di euro, e questo è un dato positivo. Però negli ultimi 10 anni, il bilancio del Comune di Ischia sta avendo dei problemi per quanto riguarda la dinamica degli incassi dei crediti tributari, rispetto ai quali, approfittando di una normativa che è entrata in vigore a febbraio 2020, che ha dato la possibilità ai comuni di ridisegnare dei fondi di svalutazione crediti al fine di stabilizzare gli equilibri di bilancio, proprio approfittando di questa norma abbiamo deciso di implementare il fondo svalutazione crediti del nostro bilancio, portandolo dagli attuali 12 milioni a circa 30 milioni di euro, in modo tale da sterilizzare eventuali rischi che si possono ripercuotere sulle finanze locali in caso di mancati pagamenti da parte di coloro che sono debitori nei confronti del comune. È una manovra di salvaguardia degli equilibri che portiamo avanti con grande trasparenza. Potevamo avere un atteggiamento diverso, che era quello di mettere un po', diciamo, queste partite sotto al tappeto, come si fa con la polvere quando le massaie non hanno, diciamo, intenzione di fare le pulizie a fondo. Invece noi, in maniera responsabile, abbiamo deciso, con il favore anche degli stessi revisori dei conti, di effettuare questa manovra che tende invece a dare maggiore prospettiva al nostro bilancio e maggiore tranquillità finanziaria. Al di là delle modalità e quindi dei tecnicismi, gli effetti di questa manovra, quindi da un lato se ci sarà una riduzione delle spese, dall'altro la domanda che si fanno un po' tutti è come mai non si riescono ad incassare questi crediti che potrebbero essere comunque un'entrata importante per il Allora Comune. dobbiamo dire che noi implementeremo questo fondo svalutazione crediti, e lo sbilancio che si genera dalla creazione di questo e dalla fortificazione di questo fondo sono circa 18 milioni di euro, che noi cercheremo di coprire nei prossimi 15 esercizi, 15 anni, avendo una gestione del bilancio più attenta, specialmente dal lato della spesa, cercando di ottimizzare la spesa del nostro comune. I crediti non si incassano perché ci sono molte attività, molti contribuenti che si trovano a vivere un momento di difficoltà finanziaria, e gli strumenti che sono a disposizione dell'ente risultano essere inappropriati per riuscire in tempi celeri a incassare questi crediti. Noi nell'anno 2019, proprio per migliorare l'efficienza dell'incasso dei crediti, abbiamo affidato all'esterno la gestione di alcuni crediti, ricorrendo ad una società specializzata, Area Riscossioni, proprio per venire a capo in maniera più veloce di queste somme che molti contribuenti debbono al comune di Ischia, e continueremo in questa direzione per vedere di salvaguardare nella migliore maniera possibile i nostri equilibri di bilancio.